tecnica del vetro soffiato con la quale mai riuscirò a realizzare un piccolo vaso. Durante la produzione, con questa tecnica si realizzano la maggior parte dei nostri prodotti, quindi non solo vasi, ma anche lampadari, lampade, piatti, bicchieri, tutto ciò che è fuoco, che contiene l'aria all'interno, è realizzato con la tecnica del vetro soffiato. So our master is going to make a little bit of operation on the first part of this example of the glow technique. We'll make for us a little face. So during the production, we use the glowing technique to make most of our pieces, so not only vases, also chandeliers, lamps, drinking glasses, plates, everything at that size. Very slowly from
600 Celsius to ambient temperature of 3.8 hours time, in order to avoid the breaking of the glass, please let them by shot. Quindi durante la normale produzione ogni oggetto terminato va inserito all'interno di quel fondo rosso che è una tempera di raffreddamento, dove poi nell'arco di 24 ore verrà lentamente raffreddato da 600 gradi, che è la temperatura attuale in questo momento dell'oggetto terminato, fino a essere portato a temperatura ambiente. Fatto questo raffreddamento lento è l'unico modo per evitare lo shock termico, ovvero lo sbalzo di temperatura troppo veloce che porterebbe il vetro a telarsi in 40% del giro di confine. Grande. Signori, ora la dimostrazione è terminata. Chi ha piacere può ringraziare il maestro, può farlo qui o prendere un caffè o qualcosa da bere, chi ha piacere. Alla vostra destra troverete il negozio con tutta la